Amici del calcio giovanile, buona serata da Palazzo del Pero. Seguiamo per la prima volta in questa stagione il campionato Berretti. Sta andando molto bene la formazione Amaranto di Longo, che si trova al momento al secondo posto in classifica, quota 12, dopo aver perso 3-0 il recupero della prima giornata mercoledì scorso a Torino. Una partita per certi versi anche sfortunata, l'Arezzo che è riuscito a tenerla sullo 0-0 fino attorno al 76esimo, poi in 4 minuti sono arrivati i gol della formazione granata, che guida la classifica a quota 15 a punteggio pieno. E quest'oggi è anche un giorno storico, perché inizia la stagione la Virtus Entella per le note vicende legate al caos campionati. Aria di rigore liberata e Minocci prova a tenere la palla, recuperata però da Viai, che cerca di lo spunto. Ancora la conclusione di Vianni e Casini, il calcio là. Insiste Vianni, Miazzi va a puntare Tralci, ancora lui, parte il cross e Tucci sotto porta, occasionissima per l'Entella. Fontana senza guardare, Reale sul rilancio, c'è lo scatto di Vianni, Bellitri sempre in vantaggio ma gliela porta via Vianni, lo brucia, attenzione Vianni in area di rigore tutto solo, Vianni destro, fuori. Che occasione qui, Vianni ha messo il turbo. Anche in questo scatto uno contro uno, la rapidità, la forza fisica ad esempio di Vianni, che scatta di nuovo. Vianni, Bellitri ancora non benissimo, attenzione Vianni fa scudo con il corpo e poi batte al volo sopra la terza. Sponda di Retucci, lancio di De Rigo, c'è lo scatto di Vianni, ancora Casini stava uscendo, Vianni prova a sorprenderlo con un pallonetto che trova, vincente Vianni per l'1-0. E qui Casini aveva, si è trovato a metà strada, aveva provato ad uscire poi è rientrato ma si trovava a metà e Vianni lo ha sorpreso con questo pallonetto e dunque l'Entella capitalizza gli ultimi minuti in cui aveva avuto diverse occasioni. Di nuovo Cecci, solito lancio, Caselli anticipato ancora da Reale, sbarzella al limite per il tentativo di passare da parte di Finocchi, l'Arezzo poi insiste con Verdelli a sinistra, Verdelli finisce a terra, rigore, calcio di rigore, calcio di rigore, finito giù Verdelli appena dentro l'area di rigore. E dunque l'Arezzo ha la possibilità di pareggiare anche in modo forse isperato in questa fase di partita per come si stava mettendo. Sbarzella, parte, sinistro e la palla si infila, malgrado il tentativo di Gragnoli che l'aveva quasi presa, ma la palla è dentro per l'1-1. Il pareggio dell'Arezzo dunque con Sbarzella proprio in chiusura di primo tempo, 43esimo. E dunque per l'Arezzo potrebbe essere, diciamo, una carica di fiducia, perché sembrava una squadra un po' che aveva perso un po' di sicurezza in questi primi 42 minuti. Per Sbarzella è il terzo gol in campionato dopo la doppietta realizzata proprio all'esordio col Pontedera in rimonta. Cercato Vianni, palla buona, controllo di Vianni, è uscito Casini a metà strada ancora e stavolta si salva. Grande intervento qui di Casini dopo l'iniziale posizione che non prometteva anche stavolta niente di buono, perché era di nuovo a metà strada, poi però è riuscito a rimediare, a recuperare questa volta. Martini, Sbarzella, va col sinistro, attenzione a Caselli, vediamo Caselli, Caselli è Reale, Caselli prova la finta, uno contro uno di Caselli, conclusione e la palla si infila, Caselli porta in vantaggio l'Arezzo all'improvviso, con certamente un intervento non eccezionale del portiere Gragnoli, in questo caso la palla si è infilata tra lui e il palo e Caselli segna il sesto gol del suo campionato e porta in vantaggio l'Arezzo. Dunque dallo 0-1 al 2-1, Arezzo che si specializza nelle rimonte, e Caselli è partito larghissimo qui, ha ingaggiato questo duello con Reale. Attenzione a Miazzi sul punto di battuta di questa punizione, due in barriera, questa è una punizione pericolosa. Longo esce dalla sua panchina perché vede qualcosa che lo preoccupa, forse sta urlando qualche piazzamento. Miazzi, palla dentro l'area di rigore, Casini sfugge il pallone e va fuori.
e va fuori. Che brivido, un brividone finale. 46-10, Entella che potrà cercare uno dei suoi ultimi tentativi. Sussi qui non concede la distanza, quindi sarà giallo. Ammonito Sussi, era già ammonito e quindi scatta il rosso per Sussi. Espulsione evitabile questa per Sussi. La scelta, va a cercare l'area di rigore dove c'è Caselli, riesce a colpire di testa, facile per Gragnoli, e l'arbitro fischia alla fine. L'Arezzo Berretti vince ancora, batte e rimonta 2-1 l'Entella in una partita che era iniziata con molte difficoltà nel primo tempo, con diverse chance avute dall'Entella che aveva trovato il gol con Bianni. L'episodio chiave, il calcio di rigore conquistato da Verdelli poco prima del riposo, trasformato da Sbarzella. Poi nel secondo tempo la partita è decisamente cambiata, anche con gli innesti dalla panchina di Longo. Il 2-1 è del solito Caselli, al sesto gol in campionato, e dunque l'Arezzo continua ad andare fortissimo, dimentica la sconfitta di Torino, sale a 15 in classifica, sesto successo totale, il terzo in casa in altrettante partite. Adesso andiamo a sentire la voce di mister Longo. Insieme a mister Alessandro Longo, un'altra rimonta per l'Arezzo dopo un primo tempo onestamente difficile. Quel calcio di rigore, diciamo, ha fatto la differenza, e anche le mosse dalla panchina del mister. Sì, diciamo che il primo tempo non siamo riusciti ad incidere come avremmo dovuto, nonostante rispetto alla gara di Torino avessimo cambiato 4 giocatori. E poi, come diceva lei prima, il secondo tempo siamo cresciuti. Credo che abbiamo fatto nel secondo tempo uno dei tempi migliori di questa stagione, alla pari del primo tempo di Torino, e credo che alla fine prestazione sia una prestazione ottima da parte dei ragazzi e un risultato meritato. Poteva arrivare anche il terzo gol, perché non ha rischiato praticamente nulla, a parte un attimo quella palla sfuggita proprio al 90esimo, perché il resto l'Entella non è mai pericoloso nel secondo tempo. Allora, l'Entella il primo tempo ha dimostrato, sì, di essere una delle squadre più forti di questo girone, probabilmente sarà seconda solo al Torino, probabilmente. Bisogna vedere come crescono. Per loro la prima gara era un impatto un po' difficile, secondo me. E poi probabilmente meritavamo più noi il terzo che loro il pareggio. E abbiamo sbagliato un gol a 2 metri dalla porta, ma quello che è da sottolineare è che abbiamo avuto la capacità, nonostante il poco tempo di recupero rispetto alla gara di Torino, meno di 48 ore, abbiamo avuto la capacità di ripartire ogni volta che loro ci portavano un attacco. Noi siamo sempre ripartiti, abbiamo sempre cercato la porta con convinzione e anche con la bravura, le qualità individuali degli attaccanti che abbiamo in avanti.